Non affondare la lama nella carne innocente. Nasconditi in piena vista. Non compromettere la confraternita degli assassini. Sono questi i fondamenti del credo. Quei principi che guidavano la mia vita. Ero un ragazzo allora. La guerra dei 7 anni era alle porte. Non avrei mai immaginato ciò che il futuro aveva in serbo per me, né il prezzo che avrei pagato. Mi chiamo Shay Patrick Cormac e questa è la mia storia. Beh, non resteremo senza legna d'arte. Ammettilo, ho quasi vinto. Quasi conta come niente, Shay. E poi no, è stata solo fortuna. La fortuna dipende da noi, Liam. Lo ripeti da anni, ma non ne hai avuta granché fino ad oggi. Tu l'hai usata tutta per tirarti fuori dai guai. Lo sai, i guai mi seguono ovunque. Torniamo indietro. Andiamo. Pare che il capitano della Verandria e i suoi siano nei guai. Quindi un incontro con i contrabbandieri può finire male. Non capisco perché non mi vuoi ancora dire che ci facciamo qui. Perché Chevalier ha deciso di non dirlo. Pensavo fossimo amici, Liam. Certo, ma questi sono affari. Tu non c'entri, Shay. Thank you.
Vado troppo veloce per te? Ti sto solo tenendo d'occhio nel caso tu cada e ti faccia male. Caccia fruttuosa! Gran bel bottino!
So, è meglio non far aspettare Chevalier. Merda, dove sono quegli idioti? Che razza di... Dove diavolo eravate? Eravamo a caccia. Cos'è successo? I miei uomini sono stati attaccati dagli inglesi. Oh, capitano Joseph, perché non li hai sconfitti da solo come dici di saper fare, eh? Per te, capitano Louis-Joseph Gautier, Chevalier della Vérendrye. E ti sbagli se credi che un allenamento farà di te un vero assassino. Hai idea di che significhi? Significa essere all'altezza di un'antica tradizione. Significa obbedire ciecamente al tuo mentore. Altrimenti come potremo liberare l'umanità? Sono belle parole, Chevalier. Ma non mi sento poi così libero. Ma bada come parli tu. Sciagurato irresponsabile. Idiota, contadino dal cervello avariato. Ti insegnerò un po' di buone maniere. Andiamo, signori. Abbiamo un nemico comune e credo sia vicino. La marina inglese ci ha attaccati e costretti alla fuga. Siamo bloccati e peggio ancora, i contrabbandieri che ci aspettavano sono stati fatti prigionieri. Noi liberiamo i contrabbandieri. Tu pensa ai feriti. Prendi queste. Ti serviranno. Fai attenzione, Shay. La marina inglese sa... Pensa all'addestramento. Pronto a dargli una lezione? Certo, non vinceranno mai. Dove sono i tuoi compagni? Niente male. Brutto verme. Parla, spacco la testa in due. Gente, tenete gli occhi aperti! Gli amici sono ancora qui in giro. Ecco che ci risiamo. Grazie.
civile. Mi avrebbero impiccato. Ask around. What good it what? Dead? Someone must pay. Don't just stand there like you're waiting to take a piss. Come and be useful.
tenevo in serbo per te. Che gentile. Forse non sei del tutto inutile, Shane. Parlando di cose inutili, questi bastardi non avranno più bisogno della nave. Questa grossa merda. Se la vuoi, Shay, prendila pure. Ora riportami alla mia nave. Hai sentito, Chevalier? La nave è tua, Shay. Forza, prendi il timone. Gli uomini salvati vorrebbero unirsi a noi. Saranno un ottimo equipaggio. Il loro capitano non mi convince molto. Ma dopo di me tu sei il marinaio più esperto della confraternita, Shay. In più ci farebbe comodo un altro vascello. Persino uno ridotto così. È mia, non è vero? È mia. È il tuo mucchio di spazzatura. Ah, dopo una mano di vernice e dei cannoni nuovi, non avrà nulla da invidiare alle altre navi. Vogliamo iniziare, capitano? Non chiedo altro. Bestia di cazzo. È ridotta male, ma galleggia ancora. Il suo nome è Morrigan. Morrigan? Regina delle fate che fu la rovina del saggio Merlino. Oh, è perfetta per te, Shane. Morrigan era un'antica dea, la regina della guerra e dello studio. Lleva le anime dei guerrieri caduti. È perfetta. Fuoco! Parti così l'affonderanno. Mettiamo alla prova la Morrigan, capitano Shane. Pronti allo scontro, uomini! Ah! Giù dai pesci! Pronti a far fuoco! Giù dai pesci! Fermali, ragazzo! Fuoco! Non sono al nostro livello! Fuoco! Stanno facendo a pezzi! Fai qualcosa! Affondate! Togliete dentro! Aprite i treni! La mia nave! Fuoco! Arrivano i loro rinforzi, capitano! Tornerò a quel canestro della Gazzia. Il viaggio è lungo, dobbiamo fare le riparazioni. Ehi, allegria, ragazzi! Chevalier è contento di noi! Rotta Wake Imposti, Shay. È ora di tornare a informare il mentore, sei d'accordo? Parole sante, capitano, parole sante. Ma che diavolo hai fatto? È una specie di virus dormiente. Evacuazione. Cazzo! Resisti, ti tiro fuori! Avviatevi con calma all'uscita più vicina. Ripeto, rimanete calmi, niente panico. Avviatevi all'uscita più vicina. Questa... Scusa per l'uscita brusca. Auricolare ok? Prova. Non è un'esercitazione. Ti trovavi in un Animus. Animus, ok? Lo usavi per accedere tramite Helix ai ricordi genetici di Shay Cormac. Lavori per l'Abstergo Entertainment, sai? Beh, ti suona familiare? C'è stato un errore nella sessione e coinvolge tutto l'edificio. Troviamo il tuo capo. Ti ricordi di lei, vero? Melanie LeMay, molto attiva e super ambiziosa? Ecco, tieni il comunicatore, usalo se ti perdi. Ora andiamocene. Questa non è un'esercitazione. Seguimi, muoviti.
questo caos è decisamente colpa tua, in caso te lo domandassi. Esercitazioni di sicurezza. Coraggio, andrà tutto bene. Su col morale. Questa non è un'esercitazione. Che cosa sta succedendo? Un file chiamato Shay Cormac conteneva un virus trappola. Aspetta a te impedire tutto questo. Dobbiamo contenere questi ricordi, poi li distruggeremo. No, isolateli. Voglio studiare questi ricordi. Ma... Con tutto il rispetto, LeMay, non è una richiesta. L'hai sentito? Bene, mi servirebbe il tuo zuccone, ok, signorina LeMay? Senti, magari ti sembrerà un po' strano, ma dovrai lavorare per... i clienti che ci hanno assunto per potenziare la sicurezza. Otso Berg e Violet da Costa. Solo Violet. Vado a controllare i nostri e mi preparo per la stampa. Fai quello che ti dicono di fare, ok? Forza squadra! Tecnicamente non sei responsabile, ma hai lasciato uscire il virus. Quindi è giusto che mi aiuti a eliminarlo. Il signor Berg vuole che riviviamo i ricordi di Shay. Per farlo dobbiamo accedere a Helix. Ma non funziona, vanno riavviati i server dal seminterrato. Chiunque abbia progettato questo virus è un genio. Non solo ci vieta l'accesso al cloud, ma ha compromesso gli altri sistemi operativi che regolano l'edificio. Melanie, gli ascensori sono fuori uso. Siamo bloccati qui? Merda, sì. Farò venire i tecnici al più presto. C'è un server su questo piano. Per ora ce lo faremo bastare. Agente da Costa, voglio aggiornamenti regolari sui progressi dei ricordi genetici di Shay. Perché? Da quel che so io non è importante. Se Shay Cormac è chi sospetto che sia, questo piccolo contrattempo potrebbe offrirci una ricompensa inattesa. Procedi alla sala server di questo piano. Lo sai cosa vuol dire solo personale autorizzato, vero? I cani che ho a casa sono addestrati meglio di te. I cani che ho a casa sono addestrati meglio di te. Vedi un segnale wireless che... Ripristinato il server, collegherò la tua stazione Animus a Helix. Allineando i raggi ai segmenti del nucleo dovrei risolvere il problema. Ma è qui che si complica. Devi spostare i cerchi in modo che ogni segmento sia alimentato da un raggio. Mi raccomando, ogni segmento. Solo un raggio per ciascun segmento del nucleo, ok? Quando tutto sarà alimentato, il sistema si riavvierà. Capito? Dai, prova. Bel lavoro. Questo nucleo non era complesso. Ma riavviare l'hardware avanzato nel resto dell'edificio richiederà più lavoro. Gli assassini vogliono far credere che Al-Mualim fosse un grande mentore che divenne avido e corrotto e che collaborò con i Templari per ottenere una mela dell'Eden.
Io invece vedo un capo accorto e scaltro. Un uomo che usò il suo assassino migliore, Altair, per eliminare gli altri cospiratori e tenere la mela per sé così da usarla per garantire la pace nel mondo. Nonostante Al-Mualim non fosse un templare, è interessante notare come la sua visione della pace fosse più in linea con la filosofia templare che con quella degli assassini. In passato, entrambe le fazioni avevano come scopo la pace. L'unica differenza erano i metodi con cui ottenerla. Se Al-Mualim non fosse stato ucciso da Altair e avesse proseguito il suo piano, magari oggi noi non combatteremmo. Fu solo dopo che Altair introdusse il nuovo ideale del libero arbitrio nella confraternita che il conflitto si esacerbò e si diffuse in tutto il mondo. Perché se il cosiddetto saggio della montagna può vedere le cose dal nostro punto di vista, di certo possono anche gli altri assassini. Ok, non so se avresti dovuto vederlo. Comunque, sarà meglio che torni al tuo Animus. Con i server di nuovo in funzione potresti ripristinare le postazioni di lavoro dei tuoi colleghi, se vuoi dare una mano. E sempre in teoria potresti trovare altre cose utili se ti va di essere un po' furtivo. Un tuo collega ha lasciato il suo comunicatore nell'ascensore. Se vedi roba high-tech per terra, raccoglila. Potrebbe fornirci degli indizi. Ora che hai sbloccato i ricordi di Shay Cormac, siamo sul punto di fare una grande scoperta. So che avrai un sacco di domande sul tuo nuovo compito, o su di me. Per ora, posso solo dirti che la storia di Shay fornirà le risposte. Shay ti guiderà una conoscenza più profonda. Dopo la grande purga del 2000, William Miles è diventato effettivamente il capo degli assassini. Uno stratega astuto e spietato. Ha addestrato agenti che si sono infiltrati nell'Abstergo, come Clay Kaczmarek e Lucy Stillman. Alla fine del 2012 ho catturato William Miles al Cairo e l'ho consegnata a Warren Vidic a Roma. Il figlio di Miles, Desmond, ha attaccato l'Abstergo uccidendo Vidic e Daniel Cross. È fuggito in un tempio della prima civilizzazione a New York. Il 21 dicembre, Desmond è stato ucciso nella struttura dei precursori. Un William Miles in lutto si ritirò e lasciò la confraternita nelle mani di Gavin Banks. Questi comandò una piccola squadra per il mondo, cercando di ricostruire le cellule degli assassini. Abbiamo avvistamenti confermati a Kyoto, Mosca e Parigi. Miles ricomparì a fine 2013 e abbiamo conferme di un suo coinvolgimento nell'infiltrazione dell'Abstergo Entertainment Montreal da parte di Sean Hastings e Rebecca Crane. Sia Miles che Banks sono latitanti. L'agente da Costa sta usando il plesso satellitare Akashic per cercare tracce dell'attività degli assassini ovunque. Non li abbiamo ancora trovati. La figura di Haytham Kenway per me è molto controversa. Ho un grande rispetto per lui.
Dopotutto, era il gran maestro di rito coloniale incaricato di trovare un sito dei precursori. Eitam era scaltro e spietato, ma aveva una serie di debolezze emotive che alla fine lo hanno portato al crollo. Perse il padre quando era un bambino e il gran maestro inglese Reginald Birch lo crebbe secondo i dettami dell'Ordine Templare. Poi Eitam scoprì che suo padre Edward era stato un assassino. Il fatto che abbia scelto di rimanere un templare invece che seguire le orme del genitore mi dice che sapeva già di aver scelto la giusta strada. Quando Eitam scoprì che era stato Birch a uccidere suo padre, lui e sua sorella lo uccisero cercando vendetta. È stato quello l'inizio della sua rovina. I templari uccidono per necessità, non per le emozioni. Quando scoprì che suo figlio Connor era un assassino in azione nelle colonie, la stessa debolezza nelle emozioni fermò la sua lama. Peccato che Connor non mostrò la stessa pietà. Passato di tempo. Achille, Adewale, come va nelle Indie occidentali? Molto male, temo. Dal tuo sguardo immagino tu voglia parlarne. Vieni. Chi è l'ospite? Ecco Adewale, uno schiavo che ha liberato se stesso e centinaia d'altri nelle Indie occidentali. Lui è l'incarnazione vivente del credo. Capisco. Facciamo un po' di pratica. Dopo. Adesso ho altro da fare.